Dura, parte da Palazzo del Pegaso, Parole in Cammino, il festival itinerante sulla lingua italiana. Fuori dal comune, i video vincitori del progetto di rigenerazione sociale per i giovani. L'evento finale del progetto, finanziato e promosso dal Consiglio regionale, è stato presentato nella Sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. Cultura, letteratura e legalità, il Festival del Giallo parla ai più giovani. La 13ª edizione è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Incontri e iniziative dal 14 al 17 aprile. Preso il via giovedì 30 marzo dall'auditorium di Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, il festival itinerante dell'italiano e delle lingue d'Italia Parole in Cammino. La 6ª edizione del festival, nato a Siena nel 2017 e approdato a Firenze nel 2021, si terrà quest'anno fino al 1 aprile tra Palazzo del Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati e la Biblioteca delle Oblate. Tre i focus del programma: lingua e comunicazione politica, linguaggio giovanile e linguaggio inclusivo. Un festival importante che parte dentro il Consiglio regionale, perché parte da Firenze, parte dalla Toscana, è un festival del linguaggio, delle parole che sono in cammino. Quest'anno si apre al confronto con i giovani, con gli studenti, con il Parlamento degli studenti, per affermare il senso, il significato e l'importanza delle parole e del linguaggio, anche al cospetto di una stagione di odio che, come ho detto più volte, non è soltanto una violenza fisica ma molte volte anche una violenza verbale. Allo stesso tempo un festival che prova ad affrontare sfide nuove, se pensiamo anche al linguaggio delle persone che più di altri hanno difficoltà nel comunicare, le persone che sono sorde, mute, e quindi l'applicazione di metodi scientifici di intelligenza artificiale che troveranno come elemento di innovazione un festival che mette insieme tradizione e anche innovazione. Il lavoro sulla lingua che si fa, che si è fatto col Ministero dell'Istruzione ma anche col Ministero degli Esteri negli anni, è un lavoro molto importante. Io lo seguivo dal Comune di Firenze con le Olimpiadi d'Italiano. Abbiamo bisogno di trasmettere ai ragazzi e alle ragazze più giovani l'amore per questa lingua straordinaria. Io non sono contraria a nessuna delle evoluzioni che hanno le lingue, anche all'inglobare parole di altre lingue, ma c'è un limite ed è il limite dell'imparare a pensare. Le parole sono pensieri e nella misura in cui serve una parola straniera per dire un concetto che nella nostra lingua non trova una traduzione propria va bene, ma la sostituzione semplice con parole di altre lingue è una scorciatoia e a volte anche una posa che deve essere non incoraggiata. Devo dire che in questi anni abbiamo visto grande lavoro e pensiero sulla lingua, penso a tutto il tema della lingua di genere che ha sfidato le sensibilità di molti, e credo che poi la lingua sia la fotografia di come pensiamo. Si guarda la lingua italiana da un approccio diversificato, è molto bella la lingua inclusiva, anche il linguaggio dei giovani, sempre però con un obiettivo che è quello di difendere questo patrimonio antico che è la nostra lingua. Io nello specifico parlerò del Consiglio Superiore della Lingua Italiana, che è stata una mia proposta di legge proprio atta a tutelare l'italiano in tutte le sue sfaccettature. Bisogna sapere che la nostra lingua è molto studiata all'estero, quindi ha più fama all'estero che non in casa propria, che l'inserimento di tanti termini stranieri molte volte non aiuta la lingua italiana. È giusto sapere le lingue, ma è una cosa diversa, un conto è studiare le lingue straniere e un conto è non inserirle così nell'italiano, sostanzialmente danneggiandolo, secondo me. Sono tre focus. Il primo è sul linguaggio della politica, anzi sui linguaggi della politica, perché valuteremo, esamineremo, rifletteremo anche sul passaggio dalla prima alla seconda repubblica con riferimento alla lingua e alla comunicazione politica. Il secondo focus è sui linguaggi dei giovani. Vedremo come questi linguaggi sono sempre più esplosivi, espressivi, il che vuol dire che i giovani reagiscono anche all'apparente così crisi dell'italiano, perché hanno da dire. E il terzo focus importante, e abbiamo pensato per questo di istituire una giornata nazionale, sarà l'inclusività. Il 1 aprile sarà la giornata nazionale dedicata ai linguaggi inclusivi e rifletteremo in quella giornata su tutti gli aspetti fondamentali perché l'inclusività possa diventare davvero uno strumento operativo.
Sono stati oltre 150 i giovani under 30 protagonisti di Fuori dal Comune, il progetto finanziato e promosso dal Consiglio regionale della Toscana in attuazione della legge 3 del 2022. Nell'ambito degli interventi per l'aggregazione giovanile è realizzato da Oxfam Italia e dalle associazioni giovanili aretine Farrago e Arezzo che Spacca. L'iniziativa si è sviluppata con 3 giorni di laboratori gratuiti che si sono tenuti a Siena, Arezzo e Grosseto, con le ragazze e i ragazzi che hanno avuto la possibilità di sviluppare le proprie competenze nel campo cinematografico, partecipando al lavoro della troupe, creando 3 video che sono stati proiettati nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso durante l'evento di chiusura. È un progetto che si chiamava Fuori dal Comune e l'obiettivo era vincere una sfida vinta perché oggi quei progetti che sono nati dal basso, sono nati dalle ragazze e dai ragazzi, si stanno consolidando e sono contento che questa iniziativa che abbiamo svolto fianco a fianco ad Oxfam stia portando i frutti che ci aspettavamo. Coinvolgere i giovani, renderli protagonisti del presente e del futuro, costruire le condizioni per creare socialità e dare risposte ai territori. Territori diversi che si sono messi insieme, territori con storie differenti che sono riuscite a costruire una proposta comune. Quindi un grazie a tutti loro e un buon cammino perché ci sarà ancora tanta strada da fare. Io lo definisco un progetto straordinario, unico nel suo genere. Va riconosciuto che è stata un'intuizione. A me avevo in testa questa idea di rendere i ragazzi coprotagonisti di una progettualità, uscire di casa, dare loro uno spazio comune che dovesse essere nelle città, un'area urbana da riqualificare, non da riqualificare né con soldi del PNRR né con opere pubbliche che molte volte sono ovviamente prive di emozionalità, ma provare con una dimensione relazionale a dare emozione ai ragazzi. Questo era l'obiettivo che mi ero posto quando ho dato vita a questa legge, condivisa poi dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio regionale, uno stanziamento economico importante, ma nel contempo non chissà cosa, ma che però ha dato un moltiplicatore straordinario, perché ha ridato vita a tanti giovani che soprattutto dopo la pandemia hanno trovato dei livelli di socialità nuovi, non scontati, relazioni, e poi da questo possono nascere tante cose. Il progetto Fuori dal Comune è un progetto dove il Comune di Arezzo ha collaborato per la fase aretina, diciamo, ma l'idea e il merito sono ovviamente delle associazioni Farrago, Arezzo che Spacca, con le quali però il Comune di Arezzo collabora da anni. Abbiamo attivi molti progetti, abbiamo partecipato al bando di ANCI, dove con il progetto Oltrecamera abbiamo vinto, abbiamo avuto per oltre 500 ragazzi mesi e mesi di riprese di una serie TV che poi verrà distribuita presto su una piattaforma internazionale, ma che ha dato possibilità appunto ai giovani di uscire anche dalla condizione di NEET attraverso un progetto del genere e poi trovare un proprio futuro. Innanzitutto è stata un'esperienza fuori dal comune, così come recitava il titolo del progetto, dobbiamo dire che poi si è davvero concretizzata come un'esperienza eccezionale, perché proprio i ragazzi hanno risposto in modo profondamente emotivo e non ce lo aspettavamo. Noi abbiamo fatto delle full immersion di 3 giorni in queste città dove abbiamo seminato e stiamo cercando anche di raccogliere tuttora adesso, perché abbiamo mantenuto dei rapporti molto stretti con i gruppi delle 3 città. L'intento era quello di rigenerare spazi e competenze e abbiamo capito che con un piccolo sforzo in più e con un po' di continuità tutto questo è possibile anche negli spazi più abbandonati. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché siamo riusciti a mettere in pratica quello che noi abbiamo appreso in tantissimi anni di esperienza e l'abbiamo portato a disposizione di questi ragazzi, di questi progetti musicali, con i quali abbiamo fatto proprio un percorso formativo mirato sia alla costruzione della band in sé da un punto di vista più formale, sia da un punto di vista pratico nell'andare ad applicare delle migliorie musicali in quello che già erano dei progetti bellissimi, appunto, sia a Siena che a Grosseto che a Arezzo. Sostanzialmente abbiamo fatto tutto ciò sia per dargli un futuro già migliore e avvantaggiato nel mondo della musica, sia per andare a concludere questa bellissima esperienza all'interno della cornice del Lab 2030 ad Arezzo con un concerto finale con tutti e 3 i partecipanti.
Il Festival del Giallo torna a Pistoia dal 14 al 17 aprile. La 13ª edizione è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Sarà una full immersion nelle atmosfere del giallo e del noir, in collaborazione con l'Associazione Amici del Giallo di Pistoia, che ogni anno raccoglie a Pistoia gli appassionati del genere da tutta la Toscana. Raccontare il crimine, raccontare la legalità è il tema scelto per questa edizione. 13 anni importanti di impegno per un territorio. Investire in lettura vuol dire investire in cultura, investire in cultura vuol dire investire in libertà. E dal 14 al 17 di aprile Pistoia sarà la capitale del giallo italiano, un luogo di incontro, di confronto, un modo per avvicinare anche i più giovani. Bella l'iniziativa di lunedì 17 alla lettura e al giallo, e penso che un'istituzione come la nostra debba sostenere progetti come questi. Un grazie al presidente Previti, un grazie a tutta l'associazione perché ci ha creduto anche nei momenti più difficili. È uno dei festival non solo più longevi ma anche dei più interessanti, che ha sdoganato un genere letterario considerato per molto tempo di serie B e che invece di serie B non è, perché annovera grandissime firme e perché consente in qualche modo di riportare al centro il tema della lettura e della letteratura, che oggi più che mai è un veicolo straordinario di conoscenza e di sviluppo anche di una riflessione critica sul futuro. Quest'anno poi è un'edizione particolare, penso alla giornata sulla legalità con Giancarlo Caselli, penso alla presenza di Walter Bertrone che verrà a presentare il suo ultimo lavoro, quindi un festival che ha saputo nel tempo, grazie alla caparbietà e all'impegno dei volontari, degli ottimi volontari, collocarsi credo su un livello altissimo, su una caratura sicuramente nazionale, per cui questo è per Pistoia un grande motivo di orgoglio. Peraltro la location nella bellissima Biblioteca San Giorgio fa da cornice ideale, quindi tutti noi aspettiamo che inizi per poterlo gustare in tutti i suoi momenti di partecipazione. Alle caratteristiche, innanzitutto che il festival non si è mai fermato, 13 anni di attività, e anche con la pandemia è riuscito ad andare avanti. Infatti ha avuto la fortuna nel 2021 di fare l'edizione appena prima lockdown e poi l'anno successivi negli spazi consentiti per le conferenze. Porta al centro ovviamente noir, thriller e tutti i generi del crimine, e devo ringraziare l'Associazione Amici del Giallo per il lavoro costante e prezioso che riescono a fare e dare un contributo importantissimo per la cultura alla città di Pistoia. Ringrazio la Regione Toscana che ci ha invitato qui in questo bellissimo palazzo e vi aspettiamo al nostro festival. Quest'anno sulla legalità abbiamo puntato molto per i giovani. Quest'anno sembra che tutta l'Italia della letteratura o della cultura abbia scoperto i giovani. E d'altra parte l'argomento anche più importante per i giovani è quello di fare vedere o leggere quello che avviene. Quindi un po' la legalità serve per fargli capire che cos'è. E d'altra parte il nostro è un festival letterario, quindi ci interessa anche la parte che racconta dal punto di vista degli autori quella che è la finzione, anche se poi la realtà spesso è peggiore della finzione. Avremo quest'anno, normalmente le spariamo in fondo, quest'anno la spariamo all'inizio per ragione di calendario, e dovrebbe essere Walter Veltroni col nuovo libro che è uscito ora, dedicato a un suo personaggio seriale, Commissario Bonvino. Nel suo tempo Walter Veltroni ora ha anche un film in uscita, quindi è un po' il personaggio del giorno. E poi a livello di fumetti diamo molta importanza, come tutti gli anni, perché è un argomento si è visto che piace, e faremo un ricordo di uno dei personaggi più grandi del fumetto italiano, che era Luca Boschi, che tra l'altro è un nostro cittadino pistoiese, e quindi faremo un omaggio a lui.